Mi fa particolare piacere il fatto delle giornate gentili e ringrazio particolarmente lo studio Lucchesi per aver reso questo possibile. C'è questo fatto che Alberico Gentili da qui in Italia è scappato in mondo anglosassone per ragioni politiche e religiose e che in un certo senso mi è successo anche a me, nel mio piccolo. Ho fatto la stessa cosa di andare in paesi anglosassoni, perfino ad All Souls, e di fare lì la mia carriera, che poi è diventata riconosciuta in questi paesi. Dico che, benché molto più grande, Alberico Gentili ci ha messo più tempo per essere riconosciuto in Italia di quello che è avvenuto a me. A me mi fate troppo onore, troppo presto, e ricordo il povero Gentili, per cui gli è voluto parecchie centinaia d'anni, ma però, dopo tutto, quando si guarda il mondo a lungo andare, non è poi tanta differenza. Di che cosa vorrei parlare in questi giorni? Ma la prima chiacchierata di oggi, che in un certo senso può essere un po' noiosa, ma credo che sia necessaria, vorrei descrivere la posizione del giudice, la funzione del giudice chiave delle corti americane, il giudice di corte d'appello federale, tutto il sistema, perché è da lì che nasce poi le due cose che voglio dire dopo. Questo giudice ha una funzione nel creare il diritto, nello sviluppare il diritto, che è sia limitata che molto importante, ed è quello che esplorerò un po' nella seconda lezione, che sarà sul dialogo e il federalismo, la funzione di dialogo come modo di ampliare il diritto, che è sia modesto ma creativo, anziché il giudice o che dice non posso far niente o che cerca di dire il diritto, di rifare il diritto tutto per sé, che è uno sbaglio. E così la seconda parlerà di dialogo e federalismo, dialoghi molto abbastanza strani e abbastanza interessanti. La terza lezione è quella che penso sarà per me la più emozionante, perché è la ragione per cui la cosa che mi piace di più, dopo tutto, di essere giudice è la giustizia, ossia cosa fa il giudice davanti a una legge ingiusta. Cosa fa il giudice davanti a una legge ingiusta? E lo ripeterò fra due giorni. Del mestiere del giudice, io dico, ovviamente piace quando uno scrive la grande sentenza che diventa parte del mondo legale, in tutti i casebook c'è questa sentenza di Calabresi o questa qui, perché non importa quanto vecchi sia, i merit badge piace sempre avere, sentire qualcuno che dice ah, guarda quanto sei bravo Calabresi o così. Però non è quello che rende il mestiere del giudice interessante, perché quello si può fare anche scrivendo articoli. E poi mi dicono i miei colleghi, ma tutte le sentenze invece piccole non sono noiose? E come vi spiegherò, no, non sono noiose, perché anche se si deve fare una cosa piccola così, uno pensa al di là di quelle sentenze. Ma non è quello che rende il mestiere del giudice. Quello che rende il mestiere del giudice veramente interessante è cosa si fa quando ci si trova davanti a una legge che sembra ingiusta. Dall'ingiusto piccolo alla moralità, la legge che sembra veramente immorale. Ed è lì che uno può fare o non può fare una differenza. È di quello che parlerò fra due giorni, e specialmente parlerò della pena di morte che esiste negli Stati Uniti. Allora, chi sono e cosa faccio? Prima bisogna cominciare con capire che il sistema giuridico americano è un sistema molto strano, dico unico, perché l'America
e uno tende a dimenticarsi di questo, è un vero federalismo. L'America non è il governo centrale a Washington, sono 50 stati e il sistema giuridico è basato su questo, ossia non è un sistema giuridico. C'è l'idea di Madison era di fare così, di fare tutta una struttura, lasciare a posto la struttura giuridica di statale, di ogni stato indipendente con le sue corti, la sua giurisdizione, che in ogni stato finisce con una corte suprema di quello stato e che decide la più parte del diritto per quello stato. E mettere parallela a questa un sistema di corti federali che finiscono nella Corte Suprema degli Stati Uniti, che hanno potere su qualsiasi questione federale e nessun potere su questioni statali. Quindi, di proposito, di idea, di infortunistica o anche di contratti, normalmente una Corte federale non avrebbe potere. Il rapporto fra questi due sistemi, che finiscono poi in questa Corte Suprema, che è federale, è un rapporto molto strano, perché mentre per tantissime cose noi non abbiamo giurisdizione, non spetta a noi, spetta agli Stati, e tantissime volte quando c'è uno che da noi dice: senta, mi pare che lei abbia una causa importantissima e che ha ragione, ma non siamo noi che possiamo aiutarla. Deve andare nelle corti statali, è una cosa che dobbiamo dire molto spesso. Ma detto questo, qualsiasi cosa dove il governo federale ha potere di agire e ha poteri limitati, ma sono ampi, dove ha potere di agire ed è agito, a quel punto la più minima regolamento federale ha supremazia sulla Costituzione degli Stati. Ossia, c'è questo concetto di supremacy federale, che quando il federale può agire, allora è superiore in qualsiasi modo. E in questa situazione, in questa struttura, le corti chiave sono le corti di appello federali, perché abbiamo giurisdizione anche in un'altra cosa, e questo è quando ci sono casi di diversità di cittadinanza. Cosa vuol dire? Il tizio del Texas fa causa a Sempronio a New York. La causa viene sentita in sede federale. Perché? Perché quelli del Texas non si fidano delle corti basse di New York e quelli di New York delle corti basse del Texas. Facendo sede federale c'è un level playing field, una corte che può sentire. Ma quale diritto applichiamo? Non c'è diritto federale che dovrebbe governare questo, il diritto che si applica è il diritto che si sarebbe applicato nella corte statale. Quindi, se questa è stata una causa fatta a New York, noi applichiamo il diritto del New York, anche se non lo sappiamo, o quello del Texas. E in questo facciamo un mestiere di corti statali quasi. D'altra parte, se ci sono decisioni, più parte del penale e statale, ma se c'è una imputazione, una critica costituzionale federale o sotto una legge federale, quello che ha fatto tutte le corti statali può portare da noi, sotto habeas corpus o altri modi, di farci a noi riguardare quello che è successo nello statale. Quindi, in un certo senso, noi siamo, per certe cose,
una corte inferiore statale, ma per altre corti cose una corte suprema sulle cose dello Stato. Dico tutto questo perché in gennaio a Firenze c'era un bel congresso sulla funzione delle corti supreme, e c'erano persone di corti supreme, di cassazioni, di corti costituzionali da tutto il mondo. E dopo che per un po' di tempo le persone dicevano, parlavano di quello che il giudice può fare o non può fare, io dissi: sì, va bene, ma bisogna considerare che la funzione del giudice dipende, non è indipendente, della struttura giuridico-politica in cui si trova. Ossia, il giudice americano federale necessariamente si deve comportare e fare certe cose che non sarebbero giusti per un giudice italiano e viceversa. E che quando uno, e ci sono delle cose che sono simili in tutto, ma il nostro ruolo, la nostra funzione dipende dalla struttura in cui ci si trova. E per esempio uno dei più grandi giudici del mondo, Aaron Barak, il giudice che era presidente della Corte Suprema, non costituzionale perché non c'era una costituzione dell'Israele, ha fatto cose lì che sono magnifiche, riconosciute dappertutto nel proteggere i diritti civili degli arabi, di tante cose, un'aggressività. Posner l'ha criticato dicendo: ma queste sono cose al di là di quello che può fare un giudice. E tanti abbiamo detto a Posner: sì, il giudice di Chicago è vero, ma non è quella la situazione in cui si trovava Barak, la situazione politica e giuridica. Ed è per quello che parlo un po' del, perché per parlare di quello della seconda e terza lezione bisogna un po' capire questa situazione un po' strana. Quanto a questo di diversity, faccio solo un piccolo accenno, che si parla moltissimo dell'Europa politica e dei problemi con l'Europa politica e dell'Europa economica, ma non si parla molto dell'Europa giuridica. Ed è interessante che, forché qualche piccole cose, in antitrust c'è qualche cosa, di corti locali federali, ossia corti europee locali, non ci sono. E quindi il francese fa causa al tedesco in corte, o tedesco o francese. È proprio la stessa cosa? O bisognerebbe, io penso che i federalismi sviluppati, tutti hanno dovuto decidere in che modo trattano il locale e il centrale, e si tratta in modi diversi, in Australia o in Canada. In Canada le corti locali sono nominate al federale, ma hanno sede locale, che è già un'altra cosa. Noi abbiamo invece questo sistema parallelo di corti statali, nominate dai governatori statali, spesso eletti, non nei miei stati, ma in gran parte degli Stati Uniti i giudici statali sono giudici eletti dal popolo, con tutti i difetti e forse vantaggi di quello, per me difetti. I giudici federali sono nominati dal presidente degli Stati Uniti, tutti, anche in prima istanza, e confermati dal Senato degli Stati Uniti. Ed è questa una struttura completamente diversa, però abbiamo sedi più o meno locali, così geograficamente, perché la Corte Suprema che è a Washington, noi abbiamo sedi locali, giudici di prima istanza, ogni Stato, e spesso scelti a secondo la raccomandazione di un senatore locale. Quindi sono federali ma hanno un molto locale. Invece i giudici federali d'appello, come noi, nominati dal presidente, di solito a livello proprio nazionale, però abbiamo giurisdizione geografica. Così la mia corte è corte federale e si occupa di tutto il federale,
ma particolarmente di cose federali in questo modo, che ho detto che vengono da solo tre stati, il Connecticut, il Vermont e New York. Ed è per quello che il numero di stati, il mio, è la più piccola, ma in importanza invece è fondamentale, perché New York, tutto il diritto commerciale, poi moltissime cose vengono da lì, è per quello che siamo pochi. Io ho il vantaggio, venendo dal Connecticut, di far parte di questo, di questa cosa che si occupa di tutto quello. Che cosa che facciamo noi? Dunque, bisogna considerare che benché c'è la Corte Suprema, che è superiore a noi, le prime istanze che decidono, noi, la mia Corte, smaltisce circa 4.000 casi all'anno. Decide circa 4.000 casi all'anno. La Corte Suprema ne accetta per rivedere in appello, ha diritto ad accettare, da tutti gli Stati Uniti circa un'ottantina, di cui la più parte vengono dalla California perché per una ragione che non si vogliono bene il nono circuito e la Corte Suprema e così. Dalla nostra Corte, la Corte Suprema accetta per riguardare due o tre casi ogni anno, sui 3-4 mila che noi decidiamo. E questo vuol dire che nella più parte dei casi noi siamo Corte Suprema. E per di più sappiamo benissimo quali sono i casi che la Corte Suprema accetterà. Per esempio, quando noi abbiamo deciso sulla validità costituzionale del suicidio assistito, di una legge di New York che lo proibiva, si sapeva benissimo che questo andava a finire alla Corte Suprema, perché era proprio il tipo di cosa che doveva andare. Poi c'era la stessa cosa che veniva dalla California e così, quindi si sapeva quello. Poi si sa, ossia ci sono dei casi di un'importanza teorica nazionale per cui si sa che vanno a finire lì, benché certe volte non li prendono neanche quelli. C'è stato un caso di recente sul diritto di usare scuole pubbliche come posto di adorazione religioso, worship, che eravamo sicuri che sarebbe andata a finire alla Corte Suprema, e ci siamo divisi sulla validità e non invalidità, invece la Corte Suprema ha detto grazie, non vogliamo toccarla ancora. Ma perché lì c'è un'altra cosa, che le cause che vanno alla Corte Suprema, per lo più sono anche cose quando una corte d'appello, come la mia, decide in un modo diverso da un'altra corte d'appello. Di corti d'appello ce ne sono 12, 11 e poi quella del District of Columbia, e se noi non andiamo d'accordo con un'altra, quella di Chicago, quella California, la Corte Suprema è più propensa a prendere. Ma anche lì spetta molto a noi, perché io posso dire, guardate, il giudice Posner a Chicago ha deciso così. Noi diciamo così invece perché lui si sbaglia. Questo rende molto probabile che la Corte Suprema accetti il caso per decidere qual è il modo. Però io potrei dire invece, e spesso dico, il giudice Posner ha deciso così. Dato la situazione in cui si trova lì, eccetera, si può anche capire, ma noi decidiamo in quest'altro modo. Questo dice la Corte Suprema, attenti, non c'è fretta. Noi possiamo vivere con un diritto diverso lì e qui, state ad ascoltare cosa dice Fletcher a San Francisco, cosa dice Harvey Wilkinson in Virginia, e così, e poi semmai, se non siamo tutti noi a metterci d'accordo, potete intervenire. Questo fa che come noi scriviamo sentenze dipende moltissimo dal ruolo che seguiamo. Ossia,
Quando siamo Corte Suprema, facciamo sentenze che decidono il caso, che spiegano il diritto, che fanno tutta una serie di cose. Quando ci sentiamo Corte d'Appello intermedia, non è che non decidiamo, ovviamente decidiamo, ma scriviamo un menù molto più ampio da aiutare la Corte Suprema. Saranno cretini, lo sono. Noi giudici d'appello pensiamo sempre che la Corte Suprema è cretina, è il nostro mestiere farlo, come i primi istanzi ci credono a noi cretini, ma il nostro dovere è di spiegare a loro le varie possibilità. Quindi scriviamo sentenze che dicono noi andiamo così, però c'è questo da dire colà. E poi invece ci sono i casi in cui noi decidiamo la legge dello Stato. E cosa facciamo in quello? Perché a quel punto noi non siamo supremi, noi non decidiamo definitivamente la legge dello Stato. Decidiamo il caso, tu vinci, tu perdi. Ma la legge dello Stato sarà la Corte Suprema di New York, che si chiama Corte d'Appello, non Suprema. A New York la Corte Inferiore è Suprema e la Corte d'Appello è Superiore. Siccome, come i treni in Italia, accelerati più lenti, le vendite, cose, tutto il mondo è un paese in quello. Va bene, questo è il nostro ruolo. Poi la seconda cosa importante, è che è molto strana, è che noi siamo generalisti all'estremo. Noi, le corti federali americane, dalla prima alla Corte Suprema, ne sappiamo di tutto. Di civile, che vuol dire commerciale, infortunistica, antitrust, tutto. Di penale, tutto. Fallimenti, tutto. Proprietà intellettuale, tutta. Forché noi, Corte di Appello, non sentiamo casi di brevetti. Corte di prima istanza sì, ma altre cose, intellectual property, copyright e così, vengono da noi. Amministrativo, assolutamente. Gli appelli dalle agenzie burocratiche vengono a noi. Non c'è Consiglio di Stato o corti amministrativi per via della struttura americana che non è burocratica nel modo francese e abbiamo appelli da migliaia di casi di decisione dal gruppo, l'agenzia del governo che si occupa di immigrazione, di persone che chiedono asilo e che o gli è dato e c'è un appello al contrario, non gli è dato e dicono che hanno il diritto di averlo, vengono da noi. Ma anche amministrativi i più complicati, commerciali, della Securities and Exchange Commission, o ecologici e così. Un pochino di specializzazione forse lì c'è, in quanto la Corte d'Appello federale del District of Columbia tende a sentirne di più perché per ragioni geografiche ce ne sono di più e per quello che è un po' noiosa quella come corte, perché sono casi lunghi e difficili. Noi tendiamo a sentire tantissimi di commerciale, ma anche di migrazione, moltissimi di penale. Quindi, e naturalmente, costituzionale. Noi siamo una corte costituzionale e decidiamo questioni di costituzione nell'intermezzo dei casi, non con un richiamo speciale alla questione costituzionale. Quindi noi facciamo sempre un'interpretazione della legge scritta, pensando anche a quello che succederebbe a livello costituzionale se non si facesse. E poi sentiamo, come accennato prima, anche i casi di costituzionale che vengono dagli stati orizzontalmente. Quindi in un certo senso facciamo sia come le corti costituzionali di qui, ma anche come un diritto costituzionale in principio. Come facciamo a saperne tanto? Non è impossibile? Non sarebbe meglio avere corti specializzate? Ci sono molti che lo dicono. E io penso invece che
C'è una ragione nella struttura americana per via di questo fatto di corte non specializzata. La prima cosa è proprio questo fatto che in America la tradizione dal principio era che le corti vengono influenzate dai vari modi di pensare di legale, ossia che il costituzionale, il modo di alta politica che distingue quelle decisioni, ha qualche cosa da dire anche nel diritto più meschino. D'altra parte, il modo di trattare il diritto più meschino, la lingua, le parole del diritto, le cose che la coerenza delle cose, le cose che influenzano i giudici più tradizionali del diritto ordinario, influenzano negli Stati Uniti le decisioni costituzionali. Così negli Stati Uniti le decisioni, le sentenze costituzionali sono meno politiche di quelle in generale in Europa e in altri posti, proprio perché c'è l'influenza della tradizione che questa è una corte che fa anche corte di diritto normale. E così con le altre cose. Facciamo fallimenti e quindi in fallimento l'equità e tutta la tradizione di equità che fa parte della nostra giurisdizione fa parte del nostro giudizio. Quindi anche nel fare sia costituzionale che commerciale così un senso che siamo anche corti di equità c'è. E questo ci rende abbastanza interessanti. Cioè, è un problema questo, ma però è anche un vantaggio. C'è un'altra ragione però, ed è che il modo in cui i giudici vengono nominati. Come dico, negli stati sono spesso eletti, non nei stati della mia giurisdizione, per fortuna. Connecticut, Vermont e New York sono tutti nominati dal governatore e approvati dal Senato locale. I federali nominati dal presidente e confermati dal Senato nazionale. Se noi fossimo, e questa cosa, come dirò, è una cosa abbastanza politica, se noi fossimo corti specializzati, questa nomina e conferma sarebbe, è abbastanza difficile tuttora, ma sarebbe un disastro completo. Pensiamo alla situazione solo di torts, di infortunistica. Se ci fosse una corte specializzata su torts, su infortunistica, e uno fosse nominato a quella corte, si schiarirebbero il gruppo degli avvocati dei danneggiati, plaintiff's lawyers, che è un gruppo molto ben organizzato e che sa molto bene il suo mestiere e quello che gli sta bene, da una parte, dall'altra gli avvocati delle compagnie di assicurazione e di quelle industrie che creano danni, e questi punterebbero su questa nomina per essere ben sicuro che questo sia di loro e non dall'altra parte. Sarebbe una cosa impossibile. Tutte le nomine si dovrebbe domandare, ma lei è per i danneggiati o per i danneggiatori? Invece, in quanto noi siamo giudici generali, gli costa troppo. Sì, io avrò qualche caso, torts, lo so benissimo, ma avrò qualche caso di torts. Non è che quando io sono stato nominato potevano dire ma questo su torts può prendere questo, perché è molto più importante forse quello che io potrei pensare di costituzionale o di antitrust o di penale. E questo fatto che noi siamo giudici generalisti riesce a fare che questo sistema di scelta è più di scelte generali, di idee, di aperture, così, e non si punta su come questo deciderebbe casi specifici, che renderebbe la cosa impossibile. E così siamo generalisti. E come facciamo? Come facciamo a saperne tanto? Ma
il modo in cui noi impariamo, e quando io sono diventato giudice mi hanno chiesto: ma che cos'è ha trovato di nuovo al diventare giudice? E io ho detto: Dio, che c'è tanto diritto lì, che come professore ieri io mi occupavo di 2 o 3 campi, non sapevo, ma ci picchia, quanta roba che c'è da imparare. E funziona in questo modo. Per fortuna, la più parte dei casi sono relativamente facili. Il precedente c'è, la legge è chiara, questo è uno spunto un po' così, ma si scrive una sentenza e anche uno che non ne sa molto capisce presto il modo giusto di decidere. È questo che i miei colleghi accademici dicono: ma non è noioso scrivere quelle? Io dico: no, non è noioso perché prima si fa di scrivere qualche cosa ben scritta, una certa eleganza. Attenti, il dovere dei giudici non è di scrivere bene, quello è una tentazione, è di trovare il giusto. Scrivere bene, benissimo, ma quei giudici che per scrivere bene dicono fra cretinerie perché è ben detto, no. Io, Holmes, famosissimo come giudice, ma quando dice "Don't cry fire in a crowded theater, falsely in a crowded theater", ossia non si ha diritto sotto il primo emendamento di gridare fuoco falsamente in un teatro pieno, va bene, ma come ti aiuta quella a decidere i casi difficili di quando uno può parlare e quando uno non può parlare? C'è una tentazione a fare cose del genere, e invece, infatti, quando un gruppo di persone che scrivono, scribes, che si occupano della scrittura giuridica, mi hanno dato un premio, Lifetime Award, io ho detto un po' presto, perché sono ancora, io sono andato lì e ho detto proprio: va bene, sono contento che voi trovate che io scrivo bene, ma siamo attenti, perché mentre Auden, il poeta, disse in una poesia a memoria di William Butler Yeats: "Time that with this strange excuse pardoned Kipling for his views and will pardon Paul Claudel, che era fascista, pardon him, Yeats, for writing well." Perché per Auden il poeta non importa la posizione che porta, basta che lo dice bene. E io ho detto: attenti, per il giudice è viceversa, di scrivere bene. Va bene. Scrivere chiaro, scrivere lucido, capire, e poi se uno scrive bene come Cardosa, tanto meglio. Ma quindi si scrivono queste piccole sentenze bene, ma poi se uno ha il minimo interesse intellettuale, guarda questo caso semplice e incomincia a pensare, cambiando un po' i fattispecie, cambiando le cose, che cosa sarebbe da fare? Lo rende difficile, non nella sentenza che scrive, non per decidere questo caso, perché questo caso è facile, ma incomincia a pensare a questo problema in quel dato campo di cui lui non sapeva niente o poco, cosa dovrebbe fare se la cosa fosse più difficile. E questo fa sì che quando arriva il caso difficile, anche in campi che uno non conosceva, è già qualche cosa che uno ha trattato. E questo è essenziale per fare il mestiere di giudice generalista. Per di più, siamo giudici che decidiamo in collegio, siamo in tre. Siamo in tre. E ci sono giudici che ne sanno di più di certe cose e altri. E poi anche quegli giudici che non fanno parte del collegio, però fanno parte della nostra corte. Noi siamo 13 giudici in piena attività e altri 10 senior, come sono adesso, che possono sentire quanti casi vogliamo. Io ne sento 2/3 del normale, adesso sono appena diventato senior. C'era uno che aveva 96 anni, che ne sentiva un caso su 20 degli altri, ma continuava. Qualcuno ha detto: ma come fa? Che bravo, e un maligno ha detto: sì, non meno di prima. Possiamo sentire tutti
questi casi così e possiamo un po' parlare fra di noi. Così c'è il giudice Newman e il giudice Leval che si occupano moltissimo di proprietà intellettuale, di copyrights. Se io ho un caso difficile di copyrights posso dire a lui, ma cosa ti pare questo? Questo è permesso dentro la corte. Di torts spesso mi chiedono a me, ma questo che cosa ne pensi? Così. Quello che non si può fare e che una volta si faceva, nel tempo di Learned Hand, di Holmes e così, facevano spesso, è di parlare direttamente con accademici nel campo, perché questo escluderebbe una parte da poter fare la loro discussione. Quindi io non posso telefonare quando c'è un caso di pensione a Langbein, che è la persona lì a Yale che ne conosce più di qualsiasi altra persona al mondo, ma non gli posso dire, ma cosa ne pensi di questo? Questo è proibito. Quello che posso fare è chiedere a persone quali scritti ci sono in questo, perché siccome gli scritti sono per tutti, le parti possono leggere questi e parlare di scritti, se c'è un articolo e quello mi dice, guarda, leggi quell'articolo, posso fare. Però con gli articoli. E l'altra cosa che ci aiuta è una cosa fondamentale, poi se c'è tempo si può parlare anche oggi o altri, la funzione dei law clerk, degli assistenti legali. Ciascuno di noi ha 4 quando ero pieno tempo, 3 adesso, law clerks che sono giovani laureati, se si è fortunati come sono io, i migliori dei migliori, ragazzi brillanti e buoni, perché io non scelgo uno che non sia una persona proprio buona, che passano un anno con me a aiutarmi a scrivere le sentenze, a fare ricerca. E questi ne sanno di campi ben diversi di me, in un certo senso portano a me quello che sta succedendo, il pensiero delle università, perché sono stati, meno per me che continua ad essere all'università, ma per un giudice che non è dell'università, tiene rapporto e contatto con questo giudice che è ormai molto lontano dal pensiero accademico e porta questo al giudice, che poi lo usa quanto vuole. Ma questi possono fare ricerca di tante cose. E questi miei vengono dappertutto. Sui 4, direi, in media, attraverso 18 anni, avrei avuto ogni anno, diciamo, 2 di Yale, 1 di Harvard e 1 d'altrove. Ma questo per caso, perché certi anni sono tutti da un posto, così. Naturalmente maschi e femmine. Un anno mi sono trovato con 4 maschi e ho detto oddio, poi mi sono ricordato che 2 anni prima avevo 4 femmine. E quindi fortunato, perché in quell'anno uno dei law clerks era incinta e le altre femmine hanno fatto come gli zii elefanti, hanno preso ben cura di questa personalità notevole, di colore, andata da Breyer dopo, che l'ha trovata una delle migliori che abbia mai avuto. Così, ha potuto fare un figlio mentre faceva law clerk, che quando mi aveva chiesto, ma si può fare? Ho detto, sì, ci sono quelli che fanno l'esame per diventare avvocati, che è una cosa molto più stupida che quella di fare un figlio. Niente questo. E va bene, e così cerchiamo di fare. Tutto questo influenza su chi diventa giudice, chi è scelto come giudice. Perché qui, ed è una differenza notevole con la magistratura italiana, e che è più simile alle scelte alle corti costituzionali, chi fa giudice viene da tutte tirature. Dei 13 attualmente che sono pieno tempo nella mia corte, 2 sono accademici, 2 sono grandi avvocati che hanno fatto proprio il lavoro di avvocato e a un certo punto vengono nominati alla corte.
tre sono grandi politici, persone che hanno fatto una carriera politica ma a un certo livello, diciamo, bello, alto. E gli altri, il gruppo più grande, che sono stati promossi da giudice di prima istanza, di cui certiuni si può dire hanno fatto carriera magistrale, carriera che non esiste in America, ma che uno può fare in un certo senso, ossia persone come un giudice con cui io insegno un seminario molto bello che gli studenti portano casi che sono davanti alla Corte Suprema. Questo è un giudice che si chiama John Walker e che è primo cugino del vecchio presidente Bush, quindi un'origine e una tiratura ben diversa dalla mia, come si diceva prima, e ha incominciato come avvocato del tesoro, vice assistente procuratore, vice procuratore, procuratore, giudice di prima istanza e poi giudice d'appello, quasi una carriera italiana di magistratura, che non esiste, ma ovviamente una persona che è di dentro, nel modo che io, accademico, rifugiato, nominato già mezzo senile alla corte, e vedo le cose in un modo ben diverso. E questo fatto di giudici che vengono da ambienti molto diversi è essenziale per la funzione di queste corti. Perché se facciamo il mestiere che ho descritto, bisogna che abbiamo tirature diverse. E questo Walker e io ci diciamo sempre quando insegniamo insieme: state attenti che è molto più importante la tiratura in modo più complesso del giudice che non chi l'ha nominato. Lui è stato nominato da suo cugino e nessuno ha detto niente di male perché era tanto bravo in tutto quello che aveva fatto Walker. Lui è un altro certo Leval, nominato prima nomina di Clinton, che sarebbe democratico, ma che ha avuto la stessa tiratura, sono quasi identici come giudici, tendono a vedere le cose nello stesso modo per la loro esperienza. Io invece sono molto più simile a certi giudici che, nominati da presidenti repubblicani di destra estrema e che politicamente sarebbero molto più di destra di me, ma che sono anche loro accademici. Perché a chi noi parliamo, a quello che ci muove, siamo tutti giudici, tutti limitati in un certo modo, però tendiamo a parlare alla nostra udienza. Io non scrivo che non penso che cosa ne pensano i professori e gli studenti, perché fa parte della mia tiratura. Il grande avvocato pensa, ma le persone nella professione che cosa ne fanno di questa sentenza? Le persone che vengono su come magistrati dicono, ma cosa fanno i disperati magistrati di prima istanza che non capiscono quello che abbiamo detto se non lo diciamo in un certo modo? Come si tiene il diritto coerente abbastanza per la magistratura di farlo bene? E i politici poi sono le persone più strane in questo, perché spesso non vogliono fare i politici più. E quindi spesso hanno una visione del diritto che è molto stretta, molto piccola se si vuole, e non politica, a livello delle nostre corti. La Corte Suprema è diversa in questo. Ma per esempio, appena arrivato alla Corte, io mi sono trovato in due o tre casi in cui c'era un certo Mahoney, giudice che era stato il presidente del partito conservatore di New York, ossia la destra dei repubblicani, un partito di destra, fortemente di destra. E in queste sentenze i giornali hanno osservato che era stranissimo, abbiamo diviso, non eravamo d'accordo, che Mahoney ha preso la parte cosiddetta di sinistra e io ho preso la parte cosiddetta di destra. E ci sono domandati il perché. Il perché era molto semplice. C'era una legge scritta del Congresso e questa legge scritta, come è scritta, sembrava che fosse di sinistra.
Se uno seguiva la legge precisamente come scritta, arrivava a sinistra. Questo politico diventato giudice aveva una visione del suo mestiere che diceva si deve seguire la legge scritta anche se non fa senso. Io invece come accademico dicevo sì, la legge è scritta, ma bisogna cercare di capire che cosa voleva fare il Congresso, perché l'hanno passata, il male, il mischief per cui hanno fatto questa legge. E guardando quello, onestamente, ero convinto che il Congresso voleva fare una cosa un po' più di destra. E così, facendo il mio mestiere come accademico, ho portato questa sentenza in un modo che era semmai più di destra. Non so, poi questo destra e sinistra è sempre complicato, ma per i giornali ha fatto un certo effetto. Come fa che Calabresi arriva qui e Mahoney quell'altro? E questa è proprio questione di tiratura di giudice e di come si deve fare questo discorso ai vari giudici in quello. Questo importa, poi finisco, questo importa perché noi siamo in grado, siamo obbligati a fare legge, a creare la legge in un certo senso. Bisogna capire che il diritto americano non è più un diritto common law non scritto. C'è tutta una parte che rimane così, ma c'è moltissimo diritto scritto, leggine poi, non i codici grandi, ci sono anche leggi grandissime come l'antitrust, leggi di labor law e così, ma ci sono una quantità di leggine dannosamente troppo ben scritte. È in questa confusione di diritto di common law, di diritto statale, di costituzionale e di leggi scritte e non scritte che hanno un rapporto fra di loro, noi siamo la Corte che è in mezzo e quella che crea, amplifica e definisce la legge fondamentalmente per gli Stati Uniti. Se guardate i casebooks che usano gli studenti, quasi tutti i casi sono casi di corte d'appello. Qualcheduno della Corte Suprema e tutto il resto sono decisioni, qualcheduna di Suprema, di Statale, ma tutto il resto per lo più siamo noi. Siamo noi e quindi veniamo scelti in questo modo ampio e veniamo anche scelti per differenze etniche, politiche e di tutti i tipi. E non c'è niente di strano negli Stati Uniti per questo. Dirò che circa 45 anni fa, quando avevo 34 anni, mi telefonarono negli stessi giorni il senatore democratico del Connecticut, un certo Ribicoff, e il senatore repubblicano del Connecticut, perché c'era un posto come giudice federale di prima istanza nel Connecticut, anzi ce n'erano due, e loro si erano messi d'accordo di raccomandare al presidente uno ciascuno, così non litigavano fra di loro. Quando c'era una presidenza democratica ne faceva due per ognuno, il democratico e viceversa, cosa abbastanza comune negli Stati. E tutti e due mi hanno telefonato a me. Il democratico, forse perché mi conosceva, perché facevo non molta politica, ma così. Il repubblicano perché era stato mio compagno all'università, Lowell Weicker, mi conosceva bene così, da persona e così. Perché mi hanno telefonato che avevo 34 anni e nessuna esperienza di avvocato? Perché ero italiano. E perché giudice di prima istanza italiano, che veniva federale dal Connecticut, ancora non c'era stato. E volevano loro
ciascuno di loro essere il primo a nominare un italiano. Io ho detto di no perché non potevo fare quello ed insegnare, fare il giudice di prima istanza ed insegnare non è impossibile, non c'è tempo, e ho detto basta, non ci penso più a diventare giudice. E poi invece, come dico, da vecchio Clinton mi ha nominato alla Corte d'Appello e così. Ma la cosa che mi ha interessato allora è proprio questo fatto dell'essere consciamente aperti della necessità in queste corti di avere un'ampia rappresentanza. Harvey Wilkinson, che era capo giudice del Fourth Circuit, un grande giudice, quello che avrebbe dovuto essere primo Chief Justice nominato da Bush, e poi invece è successa una storia per cui non è diventato, un grande giudice di destra, bravissimo giudice, appena ha fatto un discorso proprio sull'importanza di avere rappresentanza dei grandi avvocati e degli accademici nelle corti d'appello, e che se si perde questo, si perde tutto. Il problema più forte della Corte Suprema attuale è che sono tutti troppo simili. Quando io sono stato law clerk alla Corte Suprema, che sono stato immediatamente dopo con Black, Black mi disse: guardate, la Corte Suprema è bella, questa Corte, la grande Corte di Warren, perché c'è Warren che era governatore, e quando si parla di federalismo lui sa di che cosa si parla, non sono cose teoriche, lo sa davvero. Non ha detto, io ero senatore. Frankfurter, il grande accademico. Douglas, accademico anche lui a Yale, ma poi diventato capo dell'SEC, burocrate amministrativo. Harlan, grande avvocato di New York. Brennan, giudice statale, giovane, brillante, complesso, così. Potter Stewart, giudice federale di tiratura, proprio facendo questo. È questo che ci rende capace di fare il mestiere di giudice. Questo, se è vero alla Corte Suprema, è vero anche per noi. Va bene, finisco questo, ho parlato anche troppo. Domani cercherò di parlare meno, lasciare per più posto per domande, e parlerò di come un giudice in questa situazione cerca ad ampliare il diritto facendo il suo mestiere e, come dico, parlando con gli altri. Come si parla con gli altri come giudici? Grazie. C'è tempo per qualche domanda? Pensi? Sì, secondo sei troppo stanco. Cioè, c'è tempo per qualche domanda in cui, di qualsiasi cosa proprio del sistema americano, hai bisogno di un pochino d'acqua? Non forse, di come si viene nominati, del essere confermati dal Senato, l'esperienza di andare davanti al, o di qualunque altra cosa che vi viene in mente. E state attenti che se voi non fate domanda, domando io. C'è solo una cosa, io sono sordo e quando insegno faccio sempre così, invece di stare dietro la cattedra ad insegnare, vengo e dico, faccio una domanda a lei, guardo lì dietro, faccio una domanda a questa. I miei studenti in principio dicono, ma come Gentile che viene qui a fare? È solo dopo una settimana o due che gli faccio capire che la ragione non è gentilezza, è sordità. C'è il microfono? C'è, ecco. Paola Cassano, collega della facoltà. Allora. Dovete parlare forte anche con il microfono. Se funziona? Sì. Allora, io sono assolutamente affascinata dallo stile, dei contenuti. Sono una ex studente di giurisprudenza, quindi ho rivissuto il bello dell'aver studiato diritto, insomma, di una facoltà dove queste implicazioni tra il diritto e la politica erano spesso messe in luce dai docenti migliori, non da tutti.
Ho una domanda che non so quanto è, per, cioè, è legata alla tradizione americana, al diritto americano, al modo di fare il giudice negli Stati Uniti. Ascoltando una molta parte del suo intervento, mi veniva in mente la parola effettività del diritto. Grazie. L'effettività del diritto, che è qualcosa che nella mia formazione aveva appunto a che fare con quell'apertura di cui lei ha parlato, cioè quella consapevolezza che il diritto non è mai dottrina pura del diritto, non è mai qualcosa di sganciato, né il diritto fatto dal giudice. Ma quanto efficace è poi? Mi chiedo se nella cultura giuridica americana questa preoccupazione c'è. Ma questo è molto interessante. Noi facciamo sentenze e questo vince, questo perde, ma poi cosa succede nel diritto dopo? E lì la tradizione risale al famoso detto del presidente Jackson, che quando la Corte Suprema disse che una tribù di indiani, Cherokee, aveva certi diritti, Jackson, che era bigotto contro gli indiani, disse: John Marshall, il presidente della Corte Suprema, ha fatto la sua sentenza, la sua decisione, now let him enforce it, che la mette in opera. Sono io il presidente. E questo è sempre un po' un problema. D'altra parte, dirò una storiella di quando ero law clerk, che c'era un caso di diritto di peli rossi. Ed è stato un caso interessante perché il giudice Black, nato in Alabama, di origine razzista, tremendo, era diventato il capo, il più bravo nell'integrazione, un gigante della formazione dell'integrazione razziale, ha capito però, scrivendo questa sentenza, che c'erano dei gruppi che volevano essere separati, che certi tribù di peli rossi erano di origine separate, voleva avere i loro diritti, e ha scritto questa sentenza in quella direzione, cosa che ha fatto molto effetto. Ma nel scrivere la sentenza incominciò con la storia dei Cherokee e Jackson, e poi adagio e adagio fa capire come le corti hanno continuato ad applicare il loro punto di vista. Ed è questo che ha vinto attraverso tutti i disastri che sono successi ai Cherokee intanto, e finisce in un modo molto Hugo Black: and this is the law we enforce today. E questo è il diritto che seguiamo oggi, perché è diventato il diritto. L'ha mandato, come si faceva, io ho lavorato con lui, ho scritto parte di questa, come si faceva, mandato a tutti gli altri giudici della Corte Suprema, che allora, se erano d'accordo, mettevano gli iniziali sul testo della cosa, rimandavano. Tornata subito da 7 delle 8 altri giudici, 7, l'unico che mancava era Frankfurter, che spesso non andava d'accordo con Black, erano tutti e due persone molto forti, si stimavano, ma Frankfurter era più di destra di Black. E ci aspettiamo, e finalmente, qualche giorno dopo, arriva da Frankfurter con l'iniziale e dice: sono d'accordo con tutte le parole che hai usato, specialmente la discussione di Brown contro Board of Education, ossia del caso di desegregazione. Che cosa diceva? Black è entrato nel mio studio, che era adiacente al suo, con queste mani, dice: vedi, vedi, Here's why, con il suo accento dell'Alabama, here's why, ti ho detto che Frankfurt è la più intelligente persona qui. Aveva capito che quello che Black diceva non parlava dei Cherokee, parlava dell'integrazione e del fatto che negli anni 50, quando era lì, non era affatto chiaro che i poteri politici sarebbero andati d'accordo, avrebbero messo in funzione questo, perché Eisenhower era contrario. Il suo ministro di giustizia, il grande Brownell, che era uno dei nostri, era molto a favore, ma c'era tutta una cosa così. E quello che Black diceva è: ovviamente importa il risultato immediato, ma la cosa che più importa di più è che se abbiamo il diritto
se lo capiamo bene e lo facciamo giusto, prima o dopo vinciamo noi. Ossia, il potere del diritto è che sopravvive la politica, e se abbiamo veramente diritto e che questo è giusto, diciamo, questa è la sua fede. Non dico che succede sempre, però fa parte del nostro mestiere di credere in questo e di cercare di decidere bene per adesso, ma anche per più avanti. Vorrei uno studente che chiedesse qualche cosa, qualsiasi cosa, chiedergli. No, metti, così sentono anche gli altri. Volevo sapere il caso più particolare che ha dovuto affrontare. Ma, dunque, i casi ce ne sono moltissimi. E, come dico, i casi famosi ci sono, caso bellissimo di infortunisti che si chiama Zukovets e così, ma vorrei invece di dire casi belli, di dirti il caso che mi ha più cruciato, proprio più dato problemi, perché è una storia abbastanza interessante. Era un caso in cui uno Stato ha condannato all'ergastolo un ragazzo più giovane di te. Tu quanti anni hai? 24, sì, questo avrà avuto 18 anni, sì, all'ergastolo per omicidio dei suoi genitori. E questo è andato per tutte le cose dello Stato e ha fatto richiamo alla Corte federale perché ha detto che il processo era, c'erano stati degli sbagli nel processo a livello di costituzionale. Arriva da noi in appello, il giudice di prima istanza ha detto no, arriva da noi in appello. E questi succede, questa cosa è una cosa che succede spesso di questi richiami alle cose. E di solito non c'è niente. Sì, il processo, tutto è stato fatto bene, così. Io ho letto questo e ho detto, qui ci sono state delle cose che non mi piacciono e per di più io ho un vero dubbio se questo sia innocente o meno. Per varie cose strane, di rapporti fra la polizia locale e altre cose così. Cerco di convincere gli altri due giudici del mio panel, di cui uno molto abile, ma molto di destra, molto se la polizia lo fa va bene, così. E quello non mi avrebbe fatto molta influenza in questo. L'altro invece è un giudice molto savio, disgraziatamente morto giovane, del Vermont, che era una persona lenta quanto io sono svelto e che mi faceva cambiare parere più spesso che qualunque altro giudice, perché era una testa così chiara, fine, lenta e così. E tutti e due mi hanno detto no, guarda, qui non si può fare niente, è al di là di quello che noi possiamo fare. Allora io ho detto, guarda, c'è una cosa qui che si può andare d'accordo, che c'è uno sbaglio, credo che possiamo rimandare su questo e forse si deve fare un nuovo processo, questa cosa limitata, che è così. Loro sono andati d'accordo e ho scritto la sentenza io, dicendo il perché, a parte questa piccola cosa, invece la sentenza era valida. Fatto sta che questa piccola cosa, invece che di fare un nuovo processo, è stata eliminata e quindi questo è rimasto in galera. Gli anni passano e saltano fuori sempre più prove che questo era innocente. E io mi crucio. Ma Dio santo, se avessi, perché le corti statali dicono, guardate, qui non è sicuro abbastanza dell'innocenza che possiamo ribaltare una cosa da tanto tempo. E io mi dico, ma se io avessi scritto una sentenza dissidente dicendo c'è tutto questo che va male,
perché al momento mi sembrava meglio di fare quello, di scrivere la sentenza io, di tenere questo punto, ma se io invece avessi detto lasciato scrivere al giudice molto di destra, che era quello più anziano fra gli altri due, quindi sceglieva una sentenza brutale, ma io avrei potuto scrivere, l'altro, chissà che le corti statali non facessero, non abbiano attenzione. Allora, a quel punto ho chiesto al presidente della nostra corte, un grande amico, una persona molto per bene, ma posso scrivere io alla corte statale e dirgli guardi io avevo questi dubbi e così. Lui ha detto no, il collegio può farlo, ma tu da solo non lo puoi fare. Siccome quello che avrebbe detto con me era morto, non c'era niente da fare, continuo così. E dico questa storia ai miei law clerks regolarmente da allora per dire com'è difficile questo mestiere, perché da certo punto di vista ho fatto quello che si doveva, d'altra parte avrei dovuto fare quell'altro. Fatto sta che uno dei miei law clerks va a lavorare in una grossa ditta di New York e convince questa ditta a prendere il caso di questo qui che è in prigione pro bono. E essendo molto bravo, uno Gonzales si chiama, con quella ditta hanno trovato iperprove, che era invece stato un socio scappato del padre che aveva assassinato, questo aveva confessato. Questo è il problema, era stata una confessione di quelle che un giovane in una situazione, ma tante di quelle prove per cui finalmente 17 anni dopo che questo era andato in prigione, l'hanno rilasciato e dichiarato innocente. Io gli ho scritto dicendo, questo molto gentilmente mi ha scritto, guarda, lei ha fatto il suo mestiere e con il suo avvocato, il mio law clerk, sono venuti a trovarmi, questo adesso poi ha finito il college, ha fatto giurisprudenza e si mette a fare l'avvocato pro bono per altre persone che si trovano in difficoltà. Dico questo perché ci sono i grandi casi di cui potrei dire, è uno appena scritto una sentenza concurring in un caso che si chiama Ogni Bene, che si occupa di finanziamento della politica, in cui ho detto la Corte Suprema non capisce niente, e ho fatto una cosa abbastanza scandalosa, non scandalosa, ma ho cominciato citando il Vangelo, dicendo Gesù è andato nella sinagoga e ha visto la gente che metteva i soldi nel piatto e c'erano i ricchi che mettevano i pezzi d'oro e la vedova che ha messo un pezzettino da niente e disse ha dato molto più lei perché ha dato dalla sua povertà che non gli altri che hanno dato dallo spreco, se si vuole. E ho detto la questione in donazioni, la differenza fra ricchi e poveri in questo, non è che non si ha diritto di parlare sotto il primo emendamento con soldi, ovviamente si ha diritto, c'è chi parla per soldi, c'è chi parla per camminare, c'è chi parla parlando, ma la questione del primo emendamento è di lasciare che la forza di sentimento venga sentito. Se ci sono quelli con microfoni che possono sbraitare e non si sente quello che c'è una voce, il governo può fare qualche cosa per far sentire tutti. Ed è lì che questa, come dico, è l'ultima che ho scritto, ha fatto molto chiasso, sia perché quello che ho detto alla Corte Suprema, sia perché certuni, stranamente di sinistra, si sono sdegnati perché ho citato il Vangelo. Qualcuno poi ha risposto a quelli, voi dite che è inaccettabile quando gli stati dicono che uno non può citare la Sharia, perché uno non può anche citare il Vangelo se vuole, come, non come cosa che obbliga, non come legge forte che tu devi seguire, ma come fonte di una cosa che vuoi spiegare. Malattia
Grazie di averti. Professore, io volevo fare una domanda molto generale. Che cosa del sistema giuridico americano le piacerebbe impiantare qua in Italia, nei limiti del possibile, chiaramente? Beh, questo porta a tutta una cosa di cui parlerò anche di più domani, ed è dei trapianti legali. Il trapianto legale si può fare, ma solo con molta attenzione, ossia del guardare del diritto altrove e impararne è una cosa fondamentale, e ne parlerò domani, proprio di come della cretineria di Scalia che dice che non si può guardare al diritto esterno dagli Stati Uniti, che storicamente e giuridicamente è cretina. Nino lo conosco bene, ci diciamo di tutti i colori, ma in ogni modo in questo è... Però, detto questo, bisogna stare molto attenti perché certi trapianti funzionano o non funzionano. È tutto un sistema. È per quello che ho passato quest'oggi a fare questo, di spiegare un po' il nostro sistema e dove sono, perché se no non si capisce quello, perché quello di dire certe cose non si può trapiantare facilmente. Quando si sono fatte certe cose di procedura o altre, in Italia, a proposito dell'America, si può anche sbagliare. Tutto il sistema dei pentiti, che a me non piace ma è essenziale negli Stati Uniti, portato qui, c'ha tutto un effetto ben diverso da com'è negli Stati Uniti. Quindi siamo attenti. D'altra parte, quello che io porterei di più è proprio la tradizione nelle corti federali che bisogna decidere in fretta. E bisogna decidere in fretta. Certi stati non ce l'hanno, sono molto lenti, ma noi ci teniamo e ci teniamo sul serio. Da prima ha finito un caso federale, più di un anno non ci mette. Prima istanza, poi appello. Ci sono quelli che ci mettono molto di più, ma però si dovrebbe... Noi ci abbiamo la lista di 60 giorni, ossia quando ci sono riunioni della mia corte, che succedono ogni 3-4 mesi, il presidente della corte c'ha una lista di casi che sono stati, il dibattito è avvenuto davanti alla corte, se sono più che di 60 giorni e la sentenza non è uscita c'è il nome del caso. La lista non è corta, ma ogni giudice, il giudice che dovrebbe scrivere la sentenza, deve spiegare il perché questo è ancora lì. Ma c'è una divisione fra tizio e me, quindi c'è, perché è un caso molto difficile, aspettiamo che la Corte Suprema, ma c'è da spiegare, perché in generale la cosa deve venire fatta e fatta prontamente. E questo è più una cosa di tradizione. Perché se uno pensa che c'ha tutto il tempo, non è che ci mette più tempo a fare le cose lente. Se uno pensa che una cosa bisogna farla, la fa. Ed è quella una cosa che penso proprio si potrebbe portare abbastanza. Forse un'altra cosa, e questo siamo più proprio noi gli unici, alla nostra corte l'appello può essere portato anche da uno senza l'avvocato, pro se. Non può portare in caso di un altro, uno che non è avvocato, ma se vuole, un disgraziato, spesso perché è disgraziato, porta il proprio appello davanti a noi e fa il suo dibattito non per iscritto solo, quello possono fare ovunque, ma come persona. E questo è molto importante perché lo scritto, il disgraziato, spesso non lo sa fare, ma arriva lì e dice la sua storia, più spesso che no è matto,
e quello è divertente. C'erano proprio pazzi da legare, che c'era una che si vestiva alla scozzese e gli piaceva questo, veniva spesso e poi scriveva note, diceva l'assistente del giudice tale dormiva, il giudice calabrese parla troppo e così fa troppe domande, così sono i matti. Ma ci sono anche quelli che in questa situazione dicono una cosa, dice, ma no, lì c'è qualche cosa di vero, di giusto. E mi permetto, vi dico un piccolo caso di questo. C'era uno di colore che aveva perso la casa al fisco. Il fisco aveva messo, come si dice, un pigio, un pignoramento, un lien. Questo non aveva risposto al lien e il fisco l'aveva presa. Lui ha detto che era uno sbaglio e il fisco ha detto sì, ma lui ha messo il pignoramento, lei non ha risposto e il pignoramento l'abbiamo mandato al suo ultimo indirizzo e la legge è che se questo è il suo ultimo indirizzo l'abbiamo mandato lì, peggio per lei. Gli avvocati del fisco e gli avvocati dell'immigrazione sono i più autocratici e antipatici che ci sono, perché sono sempre, abbiamo sempre ragione noi. E allora sembrava che questo era un caso da scrivere in sentenza sommaria. Due terzi dei nostri casi sono sentenze sommarie che sono interessanti perché non hanno valore di precedente. Sono così sommari che non l'hanno. Quindi noi siamo un sistema di valore di precedente estremo sulle sentenze scritte e quasi alla francese, europea, su questi sommari che sono due terzi dei nostri casi che non hanno valore in sé, ma tutta una cosa ha un valore. Beh, questo era già preparato una cosa così, quando questo dice poi lavoravo per la ditta tale e così. A questo punto il presidente John Newman e io, tutti e due dissi così, hanno detto ha lavorato per la ditta tale? Detto, sì, ma questi le hanno mandato un modulo W2 e questo dice ma che cos'è il modulo W2? E noi diciamo è il modulo in cui una grossa ditta come quella dice le tasse ritenute. E lui dice, ah sì! E dove l'hanno mandato? Al nuovo indirizzo o al vecchio indirizzo? E questo va al nuovo indirizzo perché l'ho ricevuto. Ma davvero? Allora ci domanda il fiscalista, ma questa con il nuovo indirizzo voi l'avete ricevuta? No. Perché se l'avete ricevuta avete il nuovo indirizzo, dovevate dare notizie del pignoramento al nuovo indirizzo. Questo è un nuovo, il presidente dice guardateci, ci sono volute parecchie settimane, perché non troviamo una così, guardateci. E finalmente hanno trovato che era così, questo ha vinto, ha riavuto la sua casa. Se questo non fosse venuto lì a parlare, quindi quella è un'altra cosa che io trovo si potrebbe in qualche modo portare, ma quella è proprio della nostra corte, non delle corti federali generali. Professore. Prima ha detto che dobbiamo vedere il diritto come il modo per cambiare il mondo. C'è qualcosa che a lei piace pensare che il suo contributo da professore o da giudice è riuscito a cambiare? Ma chi lo sa? Chi lo sa? Penso che certe cose che ho fatto come studioso di diritto ed economia hanno veramente cambiato il modo di pensare in certi campi. Poi la critica che ho fatto e continuo a fare a chi pensa che un'analisi economica del diritto spiega tutto o spiega anche molto, ossia aiuta, ma c'è molto di più, è un'altra cosa che ho fatto. E in quello il fatto del libro sulle scelte tragiche che cerca di spiegare perché questo libro si occupa di cose, di decisioni che il diritto deve fare,
non può evitare di fare, ma che non possono essere fatti decentemente, non solo non bene. Chi ha il trapianto? Chi ha il diritto ad aver figli una volta che una società decide che la procreazione illimitata non può andare? Chi viene scelto per fare il servizio militare in una guerra limitata? Questi sono i tre esempi. Ma da quello nasce tutta una discussione su come viviamo nel mondo del diritto in una situazione umana bella e tragica. Un concetto dove la vita è una perla al di là di qualunque prezzo, eppure tutti moriamo. Che si deve sapere, se la mia età non si sa, si è fesso. Per dirlo brutalmente. E questo è un'altra cosa. Poi un'altra cosa è proprio il rapporto fra corti e leggi scritte, ossia che il problema del diritto attuale, questo tutto come accademico, il problema del diritto attuale è che il diritto americano si è sempre basato sulle corti che lo ampliavano, che lo rendevano moderno, e quindi gli eroi del diritto del primo anno delle matricole sono i grandi, Lemuel Shaw, il Chancellor Kent, che hanno aggiornato il diritto nell'Ottocento per farlo un diritto valido, ma allo stesso tempo si diceva che quando c'era legge scritta non spettava a noi, e adesso invece si trova tutto un diritto di legge scritte che diventano obsolete, che non funzionano più. E la posizione del giudice in questa situazione, vista dal punto di vista accademico, come giudice sono molto più attento, e cosa deve fare, un'altra cosa che ho fatto. Come giudice parecchie cose, uno potrebbe parlare di emigrazione, per casi specifici, ma c'è una cosa di cui parlerò domani che è proprio collegata con me, ed è una cosa più piccola, ma nel come i giudici federali trattano di questi casi statali, dove di solito sbagliavamo spesso perché il diritto statale non lo sapevamo. E c'è tutto un modo che si chiama certificazione, che esisteva ma quasi non era usato, che io ho scoperto, ho spinto che la mia corte l'usasse, adesso è diventata cosa comune nella mia corte grazie al fatto che il presidente della corte di New York, della corte suprema, della corte d'appello di New York, è una certa Judith Kaye, una grandissima giurista, gli è piaciuto, e insieme abbiamo fatto di questo, che ha cambiato tutto il rapporto in questi casi fra il diritto federale, fra le corti federali e quelli statali. Quella è una cosa di cambiare il mondo in un modo più piccolo. Se riesco poi, come in ogni bene, una volta o l'altra a convincere la Corte Suprema a cambiare idea, e finisco, se leggi questa piccola sentenza, dice: sono sicuro che il mondo cambierà, perché così com'è è sbagliato. Diceva la mia fede di Hugo Black a quello. Se quello succede, poi si deve. Grazie. Professore, la mia domanda è più che altro una domanda in generale sul mestiere di giudice nel contesto americano. Una domanda in generale sul mestiere di giudice nel contesto americano. Quanto incide l'opinione pubblica nella decisione di un caso? Cioè un'opinione pubblica particolarmente sensibilizzata? Quanto l'opinione pubblica incide su un caso? Ma penso che negli stati dove c'è elezione, sui giudici lì incide molto. Per me un problema della carriera magistrale è proprio quella che, in quanto c'è un giudice di prima istanza che vuole venire promosso, dato il fatto che le promozioni sono poi politiche, c'è
l'opinione pubblica può avere un certo effetto, perché il giudice può cercare di stare attento e dire non voglio fare una cosa che mi blocca. Una delle grandi cose del giudice del Sotomayor, quando era la nostra corte, è che tutti già dicevano che come donna di origine ispanica, con una tiratura da poverissima, venuta invece a Princeton, poi a Yale, così sarebbe una persona adatta per la Corte Suprema, e tutti si aspettavano che venendo alla nostra corte avrebbe stata attenta, invece per grandezza sua ha sempre detto quello che voleva dire, che gli sembrava giusta e che vadano pure al diavolo se non mi vogliono nominare. Però c'è questo problema. Io credo che alla mia corte l'influenza pubblica pressoché non abbia effetto. Noi non siamo una corte ideologica, e in generale proprio non credo che alla mia corte l'influenza pubblica abbia molto effetto. Alla Corte Suprema in certi casi sì, e certe volte anche non sbagliatamente, perché devono cercare di vedere che cos'è la maggioranza attuale, quindi una certa influenza un po', ma mai diretta. Sì, la Corte Suprema legge i giornali, però è in questo, dirò che quando c'è stato il grande caso di Pentagon Papers su questo carteggio del Vietnam, e se la Corte poteva obbligare al governo di lasciare pubblicare questi dati dal New York Times e da altri giornali, è stata l'ultima sentenza che ha scritto il giudice Black, era molto vecchio e stava male, è morto poco dopo, ha scritto una sentenza concorrente che era proprio Black al suo più vecchio, Foreign Shot and Shell, più bravo, così. Ma quando erano lì che si preparava per questo caso, ha detto ai suoi assistenti: non voglio che leggete giornali, non voglio che guardate televisione, non voglio che in questo caso così caldo sappiate l'opinione pubblica. Voglio che guardiamo questo caso meramente dal diritto. E poi, sorridendo, disse: ma ricordatevi che io non sono uno a cui piace proibire ai giornali di stampare. Ossia, il suo punto di vista giuridico, che si può dire politico, ce l'aveva, è molto forte. Però non voleva che ci fosse questa influenza. Grazie a tutti.